Sorry, sorry, sorry. Tu aspetta qui, che a dire finisco. Ricordati che un leone è un re, bufalo de merda. Il valore si sta stabilizzando e ho atti di regolare, però ho perso troppo sangue. Chiamo all'ospedale e dico che sto morendo. Dottoressa, abbiamo una profonda ferita sul petto. Ha sfiorato il cuore. Il paziente ha perso tantissimo sangue, ma per fortuna non è in pericolo di vita. Dottore, prendiamo la scorciatoia, che dice? Almeno arriviamo prima all'ospedale. Giusto, commissario. Accelera, va. Dottor De Nicola, è l'agente scelto Rossi. Gli operatori dell'ambulanza ci hanno appena comunicato che Don Joyce non è in pericolo di vita. A tutte le unità, è il capocostore De Nicola che parla. Aprite bene le orecchie. Solo la volante 18 scorterà l'ambulanza che porta Don Joyce. Tutte le altre ci seguono. Dobbiamo assolutamente salvare Don Pacia. Qui volante 18. Raggiungiamo l'ambulanza e li scortiamo fino all'ospedale. Passo e chiudo. Iemo. Oh, ma è una domanda, ma a Don Pacia perché stiamo aspettando proprio qui? È una tradizione, Don Ramon. Ogni orda che siamo conquistato che co, siamo venuti a festeggiare sui colli. Perché da qui c'è un morro sotto a noi. Sì, ma quando cazzo ria? Messaggio gratuito. Il cliente da lei chiamato non è al momento raggiungibile. Niente, guarda, c'è Don Pacia ancora irraggiungibile. Sì, ma lo cazzo sta? A me mi sta aspettando in redazione che dobbiamo andare ancora tutti i servizi del giornale, c'ho fretta. Io me sto nervosì. Sta pulizia, ste sirene, che cazzo di situazione è? Sta tranquillo, Stefanuccio, lo sai che Don Pacia sa cava sempre. Oh ragazzi, so portato questo per festeggiare, che facciamo, ci incendiamo? Oh, ma Don Pacia ancora non è arrivato? No, ancora no, sindaco, però ci incendiamo uguale. Sto nervoso, gna che bevo che cosa. Oh, eccomi. E tu? Do cazzo sei stato fino a te? E sono stato in giro, c'è un po' di cose da fare, che sbrigammo di faccenne. Ma Don Pacia dove sta? Non è arrivato? No, ancora no. Ah. Dai, dai, soffri, dai, soffri, qui tu ci crepe, dai, muoiti! Ma Roccio, ma tu questo qui non lo sai chi è? Questo è Don Pacia, oh! Ma che, lo vuoi essere morro? Eh no! Allora, muoiti, muoiti!
Dai, sbrigati, sbrigati, sbrigati! Dottore, codice rosso, ferita al nuovo fuoco, sbrigiamoci, su! Oh, Don Bacia, resisti, Don Bacia, resisti, su! Ma sto poco, dai! Oh, Don Bacia, Don Bacia, Don Bacia! Oh, su ferito, via il defibrillatore, dai! Vado! Segnale debole. E no, papà de. Ok. Ok, ok, ci sto. Mi chiama Bufera. Pronto? Oh, Bufè. La segnale GPS di Rio che sta a Rienne. Perfetto, Dendo. Adesso ci pensiamo noi, Andri. Cioè, ma che fine ha fatto questo? Non è al momento raggiungibile. Ma dove gli do questo? Mamma mia. Senti, Don Joyce, mi dici che fine si è fatto? Perché io tutta la sera ti sto a chiamare e tu non mi stai a rispondere. Mi vuoi dire dove stai? Mamma mia, guarda. Truggia di bufè. Scala! Scala! Come sta Don Joyce? Sta bene, sta bene. È fuori pericolo. È fuori pericolo, non c'è ammazzare. Stai, Don Joyce? Mai stato meglio tu mai. E da che Don Bacio è morto, ci andiamo a pià sto cazzo di paese. Parti, Bufè! Benvenuti all'edizione straordinaria del TG5. In primo piano una grave notizia di cronaca avvenuta a Morro, in provincia di Macerata, luogo di una vera e propria guerra di mafia, dove due capi della malavita locale, conosciuti come Don Pacia e Don Joyce, si sono sfidati in un duello all'ultimo sangue. I due sono rimasti feriti gravemente, ma i soccorsi e la polizia sono arrivati giusto in tempo. Durante il trasferimento in ospedale, però, una delle ambulanze è stata assaltata da alcuni criminali
ed il bilancio è di 2 poliziotti e 3 soccorritori uccisi. La situazione è in continuo aggiornamento e la polizia sta cercando di chiarire le dinamiche dei fatti. Dalle ultime notizie arrivate in redazione, Don Pacia si troverebbe in ospedale, in gravi condizioni, sorvegliato a vista, mentre Don Joyce risulta attualmente disperso e ricercato. La polizia ha diramato inoltre un mandato di cattura internazionale per alcuni criminali appartenenti al clan di Gomorro. Daniele Maglierini, detto Maier, Matteo Rossi, detto Matto, Stefano Costa, detto Stefanuccio, e Ramon de la Vega. Dirige le indagini il questore capo della polizia, Alberto De Nicola. Per il momento è tutto, nuovi aggiornamenti seguiranno nell'edizione delle ore 12. Grazie per averci seguito, vi auguriamo una buona giornata. Mamma, ho sognato che l'orsetto Teddy mi mangiava. Amore mio, stai tranquilla, era solo un incubo. Aspetta un attimo adesso che la mamma deve fare una telefonata importantissima. Va bene, vado a letto. Polizia di Morro, come posso aiutarla? Salve, vorrei parlare con il questore De Nicola. Guardaci, ma qui è successo un macello, come cazzo ci muoviamo? Adesso siamo qui dentro finché non si calmano le acque e poi aspettiamo qualche segnale da Don Pacia. Infatti è troppo rischioso là fuori. Anche perché facciamo la stessa su tutti i telegiornali. E a me non mi sta bene. Che vuoi dire Stefanuccio? Fammi capire. Io da dentro sto buco, nascosto come un zoccio, non ci voglio sta. Sto bunker lo siamo costruito per le emergenze e a te che stiamo nella merda è l'unico posto sicuro. Oh, sapete che vi dico? Io non aspetto proprio nessuna. Vado avanti per la strada mia. Tanto richiuso qua dentro o in galera non cambia niente. Ci vedremo. Questo si è ammattito. Ci penso io, Mario. Gli vado dietro prima che fai cazzate. Però mi raccomando, Matto, stacci due orecchie, che là fuori è pieno di sbirri. Che hai visto, Stefano, signino? Ma sinceramente è un pezzo che non lo vedo. A te dobbiamo fare un lavoretto. E che dovrei fare di preciso? Tranquilla, una cazzata. A te vado a pagare e poi dopo ti spiego tutto.
A te, tu vieni con me. Allora, signorina Giulia Rinaldi, quali sarebbero queste importantissime informazioni che mi deve dare su Gomorro? Guardi, non so proprio da dove iniziare. Tu e l'amichetti tua non siete capito un cazzo. A Morro non ci dovete mettere più piede. E a te, se te vuoi salvare, devi dirmi dove cazzo sta nascosti quel ladri. Morro è roba nostra e io non sono infame. Non ti dico proprio un cazzo. Allora non ci siamo capiti. Parta dal principio, mi racconti di Don Pacia e della sua banda. Ramon, guarda, adesso ho trovato. Porco due, ma che stai fuori? Ma l'hai trovata? La sono trovata l'altro giorno, stavo a fare un missile sul campo del vicinato mio. Che bomba! E stava sotterrata lì per terra. Dai, dopo andiamo a provare. Prima ci facciamo un missile? Sì. Ma questo chi era? È un criminale, pensa? Non lo saccio, però mi ha abbiato, fra, sono piata. Si è fatto, Oh, senti a me, progetto che ti dici io te ci posso contare, sì? Ma lascia perdere, perché ho saputo oggi che la settimana prossima devo partire. Come devi partire? Dove cazzo vai? Devo andare in Messico, perché mamma si è messa sulla testa che con zio vuole aprire un ristorante. Mi tocca a Dio, te l'hai capito? Questa non ce la volia, cazzo. Ma si è messo in difficoltà te, questa storia. No, ma non ti preoccupare che... Lo so, ma ci ero contato pure a te, capito? Per partire ci vuole un sacco di gente, te... Ti ho fatto un bar di spari pure tu, che almeno te ridassi un pochetto, dai. È una bomba, è una bomba. Che è messicana questa roba? Che sa, è mio top. Io un po' sparava, io mi ho fatto questa. Sì, che spara di più, dai. Che bomba! Ho paura! Ma che fai? Ho paura! Ho paura! Ho paura! Oh Freddy, e basta però, oh! È che tutti i giorni vieni qui e mi è cazzotti la roba, lo sai che... Ma vai! Se non vado qui, lo cazzo vado ad allenarmi! Ma Freddy, io te voglio vedere, ma mamma mia, lo capisci o no? Vattene via prima che ci vede, su, vattene via, dai! E fa che non ti fai vedere più, Maier, ma che va facendo Freddy? Che sei, ammattito? Oh, bagia che tesaccio. Questo viene qui tutti i giorni, viene qui a cazzotti la carne e mo si è fissato questa storia che vuole fare pugile. Non saccio se mi ha rotto più pacche o più coglioni, non ne la faccio più. Fammi un panino, va, Maier, che c'ho fame e devo fare pranzo. Veramente saremmo chiusi? No, mo, a parte.
pace fai, che è un amico. Senti Maier, parliamo di cose serie. Io già gli ho in mente un affare grosso per fare i sordi e per comandare a Morro. E c'ho gli ho bisogno di gente come te, quelli che non c'ho paura di niente. Ma dai, pace, c'ho gli ho gestito un negozio, c'ho gli ho fidanzata, non posso, come faccio? Tu dammi retta, Maier, lo sai che non le dico le cazzate? Mi conosci da una vita. Pronto panino, vai pace. Ah, grazie. Pensaci Maier, ci arsendevo. Buona pace. Oh, Maier! Oh, Gare! Come fai, Marino? No, stiamo chiusi. Allora, c'è bomba. Ancora qui, tu! Frusta via! Pronto. Stefanuccio, dove stai? Oh, bacia, sto affaticato, vuoi che sto? Dimmi. Sabato ci dovevamo vedere, ricordi, sì? Sì, sì, come no, mi ricordo, certo. Mi raccomando, importante. Vabbè, ciao. Ciao. Beccato! Stefanuccio, sembra stare... Un attimo. Ma che un attimo, sei sul telefono, stai? Questa è l'ultima possibilità, è la prossima ora te vanno via. Che coglioni, guarda. Guarda che ti sono sentito, metti da fatica. Non si finito ancora a buttare via i soldi per suo cazzo che muturì. Non rompe sempre i coglioni. Seguita, seguita. Oh, matto! Oh, faggia! Si arrivato tu, arrivavo pure da solo, come si portava che sordo? Per quelli ci vuoi che aspetti. Senti, a modo ancora una soffatta. Lo saccio, ma non sono venuto per quello. Te volevo di un'altra faccenna. Ma dimmi. Già è un posto un po' più tranquillo, potremmo parlare. Io mi entro capanno? Yep. Fumiamo una sigaretta. Io. Senti, ma tu se corsi con questi motori non fai più niente? No, andiamo già aiutiamo, perché c'è un sacco di fatica qui, quindi non faccio più niente. No, perché avevo pensato un modo per fare i sordi facili. E allora mi interessa. Che avevi pensato? C'è una faccenda sotto le ma che ci fughiamo tutti dei sordi. Bella, va bene. Uno di questi giorni ci vedremo. Così ti spiego tutto. Ma? Vago via, vado in palestra. Ci sentiamo sti giorni, eh? Ciao, bacia. Che ci sa che si sta vendendo? Solo per farti guardare. Basta. Eccoci. Siamo portato le birre, oh. Meno male. Ci auguro la secca. Ah, ti mangio a Seva. Allora, suo gruppo come va? Sì, come va? Non siete caso un sordo? Ma ci credo. Un gruppo metal, questo nome. Ma che questo è cattivo, prima ci andavamo i mini boni. O allora, qual è il suo progetto che mi dici? Allora, guardasci. Avevo reccia la Piemo sta città. Ma quindi come avevi pensato di fa? Con la politica? La politica ci potrà aiutare in futuro. A Deggio che facciamo con le maniere forti. Lo so detto voi, primo perché siamo amici da una vita. E perché noi altri siamo le palle. Però ci dobbiamo credere tutti. O lo facciamo per me o non lo facciamo per niente. Dobbiamo lasciare tutto. Tutto quello che c'emo. La fatica, i parenti, le vardasce. Tutto. Sì, ma io gli ho a stalla che gli dico. È una vita che ci fatico lì da quando ero piccolo. Stefanuccio, stai a faticare come un mulo per piarli tu sordi. Basta. Non potevamo stare una vita sotto padrò, non ci devi comandare giù. C'hai ragione, è l'Adri che deve fare quello che dicevano noi altri. Non c'è problema, io chiedo tutto. Per me potevamo cominciare pure domani mattina, subito, a te.
Ci stago pure io. E ora che gli leggiamo una scossa a sta città. Ma che stiamo a fare la cazzata, no? Sarebbe meglio a pensarci un pochetto, no? Che dici? Non c'è tempo. L'occasione ce l'abbiamo a dè. O la sfruttiamo subito o ci attacchiamo al cazzo. Vabbè, dai. Ci sto pure io, dai. Se me la cede retta, sa città la scapordemo. Ma dici un po', Bagia, che c'hai in mente di preciso? Ve lo dico domani. Stasera andiamo a festeggiare. Ci incendiamo e pago tutto io. Da domani pensiamo a piace tutta morro. Che coglioni ho pure oggi. 3 giorni fa di non se ne vuole più. Posso io a casa, ma questo è. Mamma mia, che fuori. Dai, però ci incendiamo, là. Facciamo il delirio. Cambiamo sta cazzo di CD. Aspetta, fammi cambiare CD, Nacci. Schifo di musica. Oh, ma che cazzo è a fare questo? Oh! Oh! Oh, occhio alla cazzo della macchina! Oh, oh, oh. Porco due! Questo è il voi, cazzo bro. Era? Vai, vai, accelera, accelera. Guarda come stava a destra Willy. Ma chi cazzo era? Tu guarda sti frighi di merda alcolizzati. Guardasci, ci vuole che sti giorni cominciamo a chiamare un po' gente che ci serve che viene a fare con noi altri, eh? Vabbè. Vabbè. Bagia, Bringo te vuole parlare. E ma c'ha chi da fa, non lo vedi? Fiede, è veramente urgente. Tutto a posto? Sì, tutto a posto. Senti una cosa, c'è voglia di fare il lavoretto con noi? Dipende che. Se guadagna bene, se fai a poco. Per me non è sicuro. Allora, del secondo, va corpo. Okay. Bella. Oh, bacia, qua non ci stiamo proprio. Tu ordini bottiglie su bottiglie, ma il conto si è alzato. Mi dici tu chi paga? Tu, non ti preoccupare. Stasera... io devo festeggiare. No, tu mi devi pagare tutto stasera. Qua stiamo a parlare dei soldi. Stiamo a parlare dei soldi. Non stiamo a parlare di cazzate. Non ti preoccupare, settimana prossima mi bocca un sacco di soldi. E poi vengo qui, te pago e mi compro tutto quello locale. Cazzo stai a dire, ma tu che cazzo festeggi? Che c'hai i debiti che ti sommerge, ma che cazzo festeggi? Ma mi stai a far avvelenare se pure mi riallo. La settimana prossima. Ma te la fai venire. La settimana prossima. Pago tutto. A te, fammi portare quello che sto ordinato, perché io c'ha chi ho a festeggiare con gli amici miei. Ah sì, c'ha da festeggiare. Cazzo combini, ma guardate, ma si imbriaco. Ma guarda te, alcolizzata di merda, arriva qua. Vieni pure a fare lo sbruffone. Qua ci sta a mettere cooperaio perché io non gliela faccio più, cioè. C'era io, ma chi ora? Ci sta a mettere qualcuno perché non si arriva più. Un lavoro ce l'evo. Chiudi, facciamo che co.
Poi chiudo, qui gioco che ci allarghiamo, non ci bocchiamo più. Ciò che facciamo questo investimento è come un capanno più grosso. Sono d'accordo, non la facciamo più, sta qua dentro. Spendiamo questi due soldi e facciamo quello che dobbiamo fare, cioè da allargarsi. Esci dai, andiamo un po' a finire. No, andiamo a fatica piuttosto che, se no stasera è meglio buttare se finisce il ladri. Come al solito, fra, come se al messo solito. Giro, se mi scarzacame fai via. Luca, che canale devo mettere io qua? AV, questo, ecco. Tu chi pigli? Io piglio il Milan, c'è Maldini, top. Allora io piglio l'Inter, che bobo, Bobo Pieri è un bomber. Figa e gol, quello che piace a me. Oh, a proposito di figa, sbrighiamoci che tra poco devo avere Uomini e Donne che ci sta il trono di Costantino, che mi gusta. Ma quale Uomini e Donne, Francesco? C'è il Parlamento, su Rai 3, meglio di quello? Oh, fregaccio, ce ne voglio guadagnare che sordo? Sì, veramente dobbiamo cominciare la partita. Ma che partita? Ma che devo io? Pigliare il curtello? Dai, che è una cosa grossa, su. No, curtello, dai. Dai, che mi parete svegli tutti e due. Ce ne voglio o no guadagnare che sordo? Sì. Allora, su, alzate le chiappe, iemo. Dai, vabbè, Francesco, è burgavo sicuro. Che non burgavi, eh? Vabbè, dai. Oh, Stefanuccio. Oh. È solo computer. Era bottato dei virus, che cazzo ci si fatto? Ad è pure meglio di quando si comprato. Toh, questo è nel caso dovesse averci qualche problema in futuro. Bella, Dendo, sei un mago. Altro che magia. Quindi la trovo un posto di affatica. A proposito, lì ha stallato fatichi tu, cerca chi tu. Io mi sono licenziato, sono avviato un'attività con Bacia e... ci serve la gente sveglia. Ah. E che attività seria? Di che si occupa? Iemo in giro a fare pulizia per i posti. Ah, un'impresa di pulizie? Sì, più o meno. Ma perché non vieni a fare una prova? Che si muove fa qua io a Mondego? Chiara ha detto di incontrarci qua io, che dacevo meno nell'occhio. Ma vabbè. E chi è che c'è andato per stampa? No, Nani no. Io ho finito tutto. Io guarda, non voglio più. Oh, sono più di 100 euro! Sì? 100 euro? Non è un po'. Eccola, va arrivata. Ciao. Allora, guardasci, essa è Chiara. Ma ci quasi una cracca. Fa l'impiegata sua banca di morro. E adesso spiega la storia. In banca tutti i giorni mi passano tra le mani migliaia e migliaia di euro. Così, quando Pacia mi ha proposto questo affare, abbiamo studiato un piano. Noi altri facevamo un lavoro sporco. Bocchiamo dentro la banca, abbiamo un ostaggio e ci portiamo via i soldi. Sì, ma quanti soldi è?
Si parla almeno di 5 milioni di euro. Ogni venerdì a mezzogiorno il furgone portavalori passa a ritirare i soldi di tutta la settimana. Voi arrivate qualche minuto prima e prendete tutto il malloppo. E quando facciamo sto colpo? Domani prima di mezzogiorno. Passiamo a ritirare i soldi di tutta la settimana. Noi altri 5 ci pigliamo tutta la fetta grossa. E quell'altri guardascetti facciamo i soldi di via e fuori dai coglioni. Ma sti ragazzetti sono adatti per sta rapina? Per quello che deve farci. A proposito, Esri, sta riendo. Che tessi soldi. Si capito chi era più forte. Allora, siamo capito tutto? Pagamento a fine giornata. E poi facciamo come se non è successo niente. E se che cosa va storto? Mi giuro deve parlare. Se no vi veniamo a cercare. E vi troviamo tranquilli. Allora guardaci, ci avevamo male 8 e passiamo a via. Puntuali, eh? A dei iete. Vabbè, ciao. Ragazzi, io vado. Facciamo in modo che vada tutto liscio. Mi raccomando. Vabbè. Ciao, Chia. A domani. A domani. Oh, io. Aspettate un buon attimo. Venite con me. Sì, fra, ma qua si gioca a soldi. Che problema c'è? Io no. E bocca. Se qua non c'è la meglio della mia. Ma dice io come questi. Io prendo quello Piper. Spacca tu, a me non mi serve. Chi punta? Pagio lo gemmo 10. Oh, voi che facete? Non c'è una lira? E come no? Che facciamo? Non puntiamo? Quando? Quando? Una lira. Copriamo tutto! Io no, l'ho comprato la settimana fa. Prepara gli ali, che questa la faccio pure difficile. Tre sponde. Thank you.
problema, ragazzi. Quindi mi direbbe che Don Baggio si prende il locale e il giorno successivo vanno a fare la rapina? Esatto, si dividono un bottino di 5 milioni di euro e aprono un'azienda per investire il denaro e gestire il bar. E lei che c'entra in tutto questo? Io mi ero trasferita da poco a Morro per frequentare l'università e nel frattempo cercavo un lavoro per ripagarmi gli studi e trovai un annuncio molto interessante. E si presentò a colloquio? Esatto, Don Pace in persona mi propose un posto come segretaria a 5.000 euro al mese e un anno di stipendi pagati in anticipo. E lei accettò? Beh, ovviamente, non potevo mica rifiutare una proposta del genere. E poi? Cosa successe? E poi ho capito di quale lavoro si trattava. Cioè, si spieghi meglio. Don Pacia cercava una contabile che trovasse il modo di riciclare il suo denaro sporco. E io mi ritrovai senza volerlo a far parte del sistema. Poco dopo abbandonai gli studi e mi dedicai totalmente a questo lavoro. E mi dica, Don Pace, in che modo iniziò a ripulire i soldi? Ma che è tutta sta monnezza? Dove stiamo, presidente? DS, questa è favela Semorro, Bagia ha detto che trovasse qui. Mamma mia, che zozzo. Allora, presidente, che c'era il sushi urgente? C'è un sacco di problemi con la squadra. I giocatori è 10 mesi che non vedo un sordo. Non gliela faccio a pagare i stipendi, i sponsor mi si è attirati tutti addietro. Le spese è troppe, rischio che la squadra mi fallisce. Tu non gliela faresti a darci una mano? Presidente, io i soldi ci metto. Però ci vuole che li recupero in quel modo, con le scommesse. Quindi dopo, comando io. E se c'è da perdere che partita, ce la fallo senza fiatà. E mo ci sta la piaga che giocatore però, ci siete via tutti qua, no? Scusa, scusa signore, scusa! Dammi un motivo valido per non fatti fuori, fricaccio del cazzo. Aspetta, non bacio, sto frigo ci potrà servire. Come ti chiami, fricaccio? Io brasileiro, Luis, Nazario, da Lima, Heribertos, da Silva, dos Santos, per gli amici detto Neymarà. A te ci fai vedere quello che sai fare con sto pallone. Se convinci a me e al presidente, te salvi e veni io con Morro. Se no te pigli una pallotta alla sua testa. Va bene, signore. Oh, presidente, mica è male sto frigo, eh? In effetti, non è male per niente. Potrebbe far caso nostro. Frigaccio, per sta orda te sei salvato. Ti facciamo un'opportunità, però devi non sprecarla. Grazie, mio signor. Che Dio vi benedica. Oh, cuginetta! Ah, bella così! Senti, bella cosa, tutto a posto? La lavanderia è pronta, è pronta.
Ah, oh, perfetto. Quando vieni a Morro? Se becchiamo settimana prossima. Ok, non vedo l'ora. Ciao. Ma hanno cazzo ria questi, ma aveva detto alle tre, e mezzo. Siamo già trovato su un capanno morto, sono quelli 3-4, sei andato da una. Oh, Moji, grande, allora ciao, ciao, posso? Come sta? Posto? Bene, cambiamo una spuntata, ma sai, si capisce. Sei ora. Vero, eh? Questo è l'otaggio mio. Ah, piacere, piacere, Luca, piacere. Ciao. Oh, ciao, allora, adesso ti faccio questo capanno, ma hai chiesto, vediamo... Se sto pure ora, ma... Acchiappato, dai. Andiamo a vedere, dai. Ci dobbiamo allungare, magari. Ok, va bene, entriamo. Ehi, un bel capannone. Grosso, bella corte. Posso parlare pure con il padrone alla fine? Dico se ti lascia pure l'attrezzatura. Ah no, costa poco. Che dici, lo facciamo sta affare? Ti voglio bene? Che dici, Pacchio, lo facciamo? Lo facciamo? Un pochetto di fatica ce l'emo. Già siamo cominciato bene, secondo me si può fare, se te sta bene. Vabbè, mo, Gesù, dai, facciamo sta affare. Ci accomodiamo, mettiamo il seduto firme e l'affare è fatto. Andiamo, andiamo. Piacere, Pacia. Piacere, Elena. Passiamo subito all'affari, che non c'è tempo da perdere. Mio cugino mi ha detto che ci avete da lavare apparecchi sordi. E noi ci avevamo la soluzione. Lui è il principe. Io sono principe. Non lo so, allora che dici, come stai? Tutto a posto? Pacia, la storia è semplice. Io sto col kamikaze che c'ha a mano la parte di mezza Roma. Dimmi quanto vuoi investire. Tempo 3 mesi ti rientra i soldi, tranquilli e puliti. Matto, venimo con me un attimo. Un attimo solo. Ma siamo sicuri che ci potevo fidare, sta niente. Non è che ci vuole ingulà, no? Ah, Giovanni, tranquillo, mi sono già informato. Questo c'è l'aggancio, questo è tutto vero. Vabbè. Facciamo sta affare, ma io o kamikaze, o come cazzo si chiama, che se me vuole ingulà, o vengo a trovare e lo faccio fuori come mamma mia. Tranquillo, Pacia, a Roma famo sul serio. Oh, guardasci, sono cominciato da poco a fare commercialista. Non è che conoscete chi tu che c'ha bisogno dei miei servizi? Ve lascio i biglietti da visita. Questo è il buono mago per farci i filtri. Vabbè, dai, se sappiamo che cosa, te facciamo sapere. Dai, non c'è matti. Pa, già. Aspetta un po', che ci potrei far comodo per quella cosa. C'era io. Ci potrei servire per quella storia. Vedi un po', c'è un lavoretto pulito io. Oh, non ci sta niente giù, pare. Vai, ieri. Aspetta qui, quando non l'hanno visto di giù. Tranquillo. Occhi servere! Pace è venuto a sistemare i conti. Gringo, io so de parola. Senti, esso è lo contabile mio. Quando vuoi per avere messo locale? Eh? Stai scherzando? Il mio cliente intende saldare il suo debito. E in più vuole fare un'offerta per comprare questo locale. Ci dica lei un prezzo. Io per meno di 1 milione qua vendo il mio. Questi
1 e 1. 2 milioni in contanti. Controlla. Un milione qua e un milione qua. Ma certo che accetto, cazzo. Ti lascio qua. Allora, se accetta la nostra offerta basta porre una firmetta qui. Che cazzo? Fortuna deve essere un lavoro pulito. Oh! Vedi come strane le persone? Tu vieni qui, gli offri un mare di soldi e loro preferisce regalartelo. Andiamo va. Quindi investono i soldi anche fuori Morro e li fanno rientrare totalmente puliti. Esatto. Nel frattempo però Don Pacia, Stefanuccio e Meyer vennero arrestati per quella famosa rapina, perché una guardia disse di averli riconosciuti. Ma dal fascicolo leggo che Don Pacia e Stefanuccio si fanno un mese di galera e vanno rilasciati per insufficienza di prove. Giusto. E poi trovarono il modo di far uscire anche Meyer. Anche stasera. Posto. Ci mancava pure questa, vai. Voi qui? Non stavate in carcere? Non abbiamo fatto niente di male, non ci potia tenere dentro. Però adesso ci vuole c'è la maffa scappa a Meyer. Ma scordatevelo proprio, per come mi ha trattato, per me in galera ci può rimanere pure a vita. Dai lì, fa la buona, e poi qui si tratta d'affari. In che senso? Che note compriamo sto locale, non paghi più l'affitto, le spese paghi per altri, non paghi più luce, gas, meglio no? No, no, io non voglio i soldi sporchi vostri. Facciamo così. Te ci mettiamo pure già 1000 euro in contanti. Tutti per te. Basta che vai da un giudice a testimoniare. Gli devi dire che il giorno della rapina Meyer stava qui con te. Che ci vuoi? No, non voglio niente. Niente, via, via. Sta messa in di stronzetta, mi sa che non ci siamo capiti. Se so fatto un'offerta più che buona. Quindi a te, te pigli sti cazzo dei sordi e fai quello che te so ditto te fa. E in tutto questo crimine, in tutto questo tempo, è possibile che nessuno abbia fatto niente? Beh, Don Pacia ci sapeva fare. Iniziò a comprare il silenzio di tutti. Dava lavoro a tante persone, faceva beneficenza. Corrompeva poliziotti, giudici, politici. E poi, quando conobbe il capo dei capi, iniziò a sentirsi onnipotente.
C'è un appuntamento con Don Carmelo. Queste qui non vi servono. Prego, Don Carmelo vi sta aspettando. Don Baggio, benvenuto in Sicilia. Avete affrontato un lungo viaggio? Prego, prego, accomodatevi. Fate come se fosse a casa vostra. Vi presento la mia signora. Io sono Sandina, piacere. Ma non è siciliana. Sono di Porto Sant'Elpidio, conosci? Ah, sì, come no. Siamo pure vicini. È da parte vostra. Passiamo agli affari, che devo tornare subito a Morro. C'hai un sacco di cazzi da sbrigare. Gli affari vanno fatti senza fretta. Beviamoci qualcosa di buono, eh? Passiamo allo business. Andiamo in un posto un po' più tranquillo, dove non ci sono distrazioni. Io mo Stefanuccio. Il tuo picciotto rimane qui. Dobbiamo parlare solo noi due. Don Baggio, un problemino da risolvere. Un picciotto sicuro mi deve parecchi soldini. Un debito di gioco, capisci? E lui ha avuto la brillante idea di scappare senza sistemare i conti. E io che cazzo c'entro con questo, Don Carmè? Un uccellino mi ha detto che si trova dalle due parti. Proprio a Morro. Tu me lo devi trovare e devi recuperare i piccioli. Senti, Don Carmè, io non sono venuto in Sicilia per far un piacere a te. Mi sei chiamato per affari. E io che cazzo c'entro con questo? Che ci guadagno a chiapparlo? Mi piace, Don Bacio. Perché sei sanguigno, sei istintivo, come a me. Ascoltami bene. Questo picciotto mi deve 10 milioni di euro. Ho pensato che potrebbe nascere... Come la chiamate voi? La collaborazione. Esattamente. Tu mi trovi il picciotto, gli fai capire delicatamente che con Don Carmelo e con Don Bacia non si scherza. Recuperi i piccioli e poi dividiamo. 70 a mia, 30 a tia. È un'offerta che non vuoi rifiutare. 50 e 50, se no non si fa niente.
E 50 a me e 50 a te, sia. Solo perché mi stai simpatico, da un bacio. Affare fatto. Oh, dove vai? Ciao, Johnny. Allora? Devo buttare su una casa. 500 metri, grossa con la piscina. Ce devo mettere tutte buttane dentro. O puoi rifare o no? Dove vai? Per fare questa casa di Gigi ci vuoi soldi tanti. Tu su mezzo zingaretto, come me paghi? 20.000 garantiti. Guarda, io so mago delle scommesse, so. Vacchio, vediamo qua. Ma il Milan non ha perso con l'Ascoli? Sì, ha segnato Vjelanović, 1-0 ha perso. Ma allora che fa? Vuoi inangolare? No, arrivo. Questo è carta straccia. Uno vai, tu un mezzo zingaro, ci vuoi i soldi per pagare. Ma cazzo stai a dire, ma non è vero? Se non metterete i coglioni, no, porca. Ma andiamo via. Guarda su zingaro. Totò, Don Carmelo dice che si è lasciato un sacco di buffi io in Sicilia. Un bacio, tranquillo, ci pensiamo altri. Su pezzo di merda. Vedete i quadri. E qua. Ne vai. Cammina. Quindi lei mi vorrebbe dire che Don Pace è arrivato addirittura ad avere il rispetto di un capo mafia siciliano? Sì, ed è da quel momento che lui si sentì intoccabile. In tutto questo non riesco a capire. Il signor Joyce, che lei lo descrive come un grande lavoratore, una persona molto tranquilla, di punto in bianco, ce l'ha a morte con Don Pace. Ma perché? Beh, dottor De Nicola, deve sapere che Don Pace non si accontenta mai. E infatti. Oggià, c'hai bisogno di un piacere? Dimmi tutto, Don Pacia. Ci stambo d'aziende de morro che non mi sta pagando lo pizzo. E a me sta cosa non me va io. Prima chi non pagava faceva una finaccia. A te invece non ci potemo sporcare ma. Visto che ormai a morro comanno tutto. E quindi a te ci vuole che mi dai una mano. Interessante. E che dovrei fare preciso? Mi devi trovare un modo legale per pigliarmi i soldi di queste persone che non mi paga. Io ti sono fatto diventare direttrice di sto posto. Quindi a te ci vuole che mi dai una mano tu. Un modo c'è. Con la crisi tutti hanno bisogno di soldi. Io propongo a queste aziende di aderire a un fondo prestiti molto vantaggioso. Dopo un po', visto che stiamo concedendo troppi mutui, dichiaro che la banca ha bisogno di liquidità e metto in vendita questo fondo a dei privati. Tu lo compri, aumentiamo i tassi di interesse e se qualcuno non riesce a pagare le rate, tu ti prendi tutto quello che ha, è previsto dal contratto. E tutto questo sarà legale?
Esatto, un pizzo legalizzato. Così non ti sporchi le mani e la banca fa tutto il lavoro a posto tuo. È brava la mia direttrice. Faccio del mio meglio. Ah, Don Pacia, sai quella villa a Porto Cervo dove siamo stati quest'estate? Ecco, visto che io ti faccio questo piacere, potresti farmi un regalino. E vabbè, visto che te la sei meritata, te farò sto regaletto. Signor Joyce, l'ho convocata perché la sua azienda ha un debito con la nostra banca. E lei lo sa, se non riesce a saldarlo entro questo mese, dobbiamo pignorare i beni che ci ha dato come garanzia. Osaccio, dottoressa, ma adesso stiamo facendo poco. Non è che ci vuole dare una mano, facendo giù un prestito, che cosa? In teoria no, ma per lei farò un'eccezione. La nostra banca ha creato un fondo che si chiama Salve Imprese. Lei può richiedere fino a 500.000 euro e restituirli in 30 anni con il tasso interesse più basso in Italia. È un'occasione davvero imperdibile. Ma mi posso fidare, dottore? Per noi il cliente viene prima di tutto. Si può fidare ciecamente. Don Pace è riuscito a fregare tutti, anche chi si era opposti al sistema. Ma lei mi spieghi perché dopo tutti questi anni si è decisa a fare queste confessioni? Poco dopo che iniziai a lavorare per lui, iniziamo una relazione e io mi innamorai di lui. Per tutti questi anni sono stata la sua donna, nonostante sapevo il male che faceva. Non riuscivo a fare a meno di lui, fino a quando... Un giorno ho scoperto di essere rimasta incinta, ma sapevo che lui non avrebbe mai accettato una situazione del genere. Così un giorno provai a parlargliene, ma... Senti, ma domani a che ora ci devo io dallo prete? Alle 10. Ah, allora mi devo sbrigare, che dopo devo io pure dallo sindaco. E a mezzogiorno hai il pranzo con la direttrice della banca. Fortuna che ci stai tu, che mi ricordi tutto. Senti, amore, stavo pensando, ma... E se provassimo ad avere un bambino, che ne dici? Ma... come dove hai pensato certe idee? Ma che male c'è? Sarebbe una bella cosa per noi creare una famiglia. Ma tu non ti rendi conto di tutto quello che c'è da fare? Ricordati che prima di tutto tu sei la contabile mia. E ci vuole che ci stai con la testa, perché adesso c'è un sacco di lavoro, un sacco di affari e non ci potevo permettere che tu rimani incinta. È un frigo, è un impegno troppo grosso. E vedi che non fate venire strane idee, eh? Perché se rimani incinta, io te caccio di casa. Che stronzo. Quindi Don Pacia non ha mai saputo della sua gravidanza? No, lui non sa nulla. Ho deciso in quel momento di mollare tutto e sono tornata nella mia città natale. Ho cresciuto nostra figlia da sola, lontana da quel mondo criminale. Ed è per questo che oggi le racconto tutto. Preferisco vederlo in carcere per sempre, ma almeno so che è vivo. È pur sempre il padre di mia figlia, no? Quindi spero che un giorno riuscirò a farglielo conoscere. Vedremo, signorina Rinaldi.
La sua testimonianza sarà molto importante per il processo. E stia sicura che Don Pacia sarà dietro le sbarre per tutta la vita. Da questo momento per lei e sua figlia inizia il programma di protezione per collaboratori di giustizia. Vivrete sotto scorta, subirete un cambio di identità e verrete trasferiti in una località segreta. Tutto questo è per la vostra sicurezza. Certo, certo, va bene. L'importante è che lui per me stia bene. Dai, vabbè, che ti importa? Su, che cazzo te ne frega, dai! No, è un mese che stavo dietro, eh! Vabbè, un mese, dai, ogni volta ti ho sempre pagato, che cavolo te ne frega? No, 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 sti cazzi, mi devi dare i soldi, un mese io non faccio credito! Oh, dammi la roba! Oh, non la voce con me, tu! Ce lo sai che c'ho bisogno, dai, per piacere, no, c'ho bisogno, dai! No, se, quelle cose che non è normale, però non c'ho... Non ci sta più il dosso, c'era una volta. Prima portava molto più rispetto. E portava pure più soldi. Allora, Don Pacia, come al solito non parli. Stavolta il silenzio non ti aiuta. C'è qualcuno che ci ha detto tutto. E tu passerai il resto della tua vita in galera. Dottor De Nicola, il mio assistito continua ad avvalersi della facoltà di non rispondere. Inoltre, per colpa dei vostri continui interrogatori, ha subito un fortissimo stress e da oggi non potrete più interrogarlo. Anzi, a tal proposito, ho giusto qui il certificato medico. Non si preoccupi, avvocato, non devo chiedergli più nulla. Un testimone ci ha già fornito tutte le dichiarazioni necessarie. Il giudice ha convalidato gli atti. Dalla prossima settimana Don Pacia verrà trasferito al carcere di Roma. Regime 41 bis. 24 ore al giorno in isolamento. E ora vi lascio soli. Don Pacia, io so capito che con la polizia non ci parli, e fai benissimo, per carità, ma io sono l'avvocato tuo, che cosa mi devi dire? Da quando stai chiuso qui dentro non si è parlato più. Dice che vuoi fa, cioè quel ladri ti sta aspettando là fuori. Morro sta diventando uno schifo senza di te.
Oh, trozzo! Oh, c'è la corba. Dimmi tutto. Mi serve questa roba. Ma ne siamo proprio sicuri? E questo mi ha chiesto Don Baggio. Allora dai, comincio da subito a farlo. Sto a Rienne, trovate tra 10 minuti lì al solito posto. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno, dottor De Nicola. Non ho visto mai un magistrato lavorare con tanta dedizione. Esistono sempre le eccezioni, dottore. E di Don Pacia? Mi sa dire qualcosa? Sì, per il momento sono riuscito a bloccare i conti correnti, perlomeno quelli puliti, e a sequestrare la sua villa. Benissimo, così intanto li mettiamo in difficoltà. Sì, ma ho bisogno di testimonianze, di prove, qualcosa di certo, altrimenti dovrò sbloccare tutto a breve. Non si preoccupi, ci stiamo lavorando. E su Don Joyce invece che cosa mi dice? Mi sembra una brava persona. È evaso, va in giro, spara, rapina. Questa è una persona per bene? Abbiamo un mare di testimonianze contro di lui e per bene? I testimoni hanno ritrattato tutti, quindi non abbiamo più prove certe. E poi lei si concentri su Don Pacia, che è lui il vero male di questa città. Se lo dice lei. Mi dispiace, ma devo scappare. La saluto e mi raccomando, mi aggiorni su eventuali sviluppi. Arrivederci. Buongiorno gente! Buongiorno avvocato! Prego, prego, si accomodi! Don Pacia! Ti so portato quello che mi si chiesto! So sicuro che alla fine della lettura qualcuno lassù ti indicherà la via. Buona fortuna. Fammene un altro, che vado a pisciare andando. Ah, io me lo nascondo come un sorcio e tu stai a far bella vita con i soldi nostri, eh?
Ti piace lo potere? Paghinette, puttane. Oh, state calmo Stefanuccio, ma che stai facendo? Che sto facendo? Faccio quello che abbiamo fatto un pezzo. Infame del cazzo! Ah! Ragazzi, vi ho fatto venire da Roma perché siete gli unici due che mi fido e so certo che non siete corrotti. Quindi mi dovete portare a Don Pace a Roma, ma non vi fermate per nessun motivo al mondo. Si tratta di un'operazione segreta. Vi seguirò col GPS, ma non avremo nessun tipo di comunicazione radiofonica. Così evitiamo di essere intracciati. Chiaro? Tu ho ammazzato a Bufera e c'è da scoprire chi è stato. Era piccolo, era pure un infame, ma per certi lavoretti ci faceva comodo. E giuro che quando ho chiappo lo faccio a pezzi. Comunque tra poco vengo a casa, che prima già gli ho fatto una cosa. Vabbè. Thank you.
Ma che c'ha questo? Ma che cazzo ne so? Starà male. Dobbiamo vedere che c'ha. Ma l'hai sentito il questore Nicola? Ha detto non dobbiamo fermarci per nessun motivo al mondo. E se ci muore qua dentro? Io sta responsabilità non me la prendo. Ferma il furgone e vediamo che c'ha. Ma questo non respira più, è morto. E mo? Che cazzo famo? Che cazzo stanno facendo? Perché si è fermati? Quando arriva questo? A mo' mi comincio a nervosire. Allarme disattivato. Meyer. Meyer.
Dombagia, sei tu? Finalmente sei venuto. Ma come stai? Come un leone inferocito che è appena scappato dalla gabbia. Stammi a sentire. Mi serve un po' di vestiti e una pistola. Ma perché? Che vuoi fare? L'avvocato mi ha aggiornato su tutto. Vado a vendicare un matto e vado a chiudere questa storia una volta per tutte. Vabbè, Don Baggio, ci vengo pure io. No, Maier, stammi a sentire. Tu devi rimanere qui con Don Ramon e non vedete mai per nessun motivo. Là fuori sta succedendo l'apocalisse. Mi raccomando, non te devi fidare di nessuno. Oh, Don Baggio. Don Ramon, tu chiama chi sei tu. E quando vengo, noi altri tre, mettiamo tutto a posto e cerchiamo a piacere la città nostra. Oh, Don Joyce. Oh, Batman, finalmente sei creato. Allora, quanti soldi mi sei portato? 50.000 euro. Ma come? Mi hai detto che almeno mi portavi 100.000 euro. E più di questo non gliela so fatta a rimediare. Va bene, questa volta basta. E la parte mia? Quale parte? Siamo detto 30%. Adesso ho cambiato idea. Non bigli niente. Era meglio far l'affare con Don Bacia. Almeno questo era di parola. Pronto? Maier, è successo un macello. Dobbiamo vederci subito, immediatamente. S'ho trovato Stefanuccio morto. Vai, addio. Ti aspetto a Morro. Sbrigate. Che è successo, Maier? Chi tu ha ammazzato Stefanuccio? Adesso vuole il vago Morro, però tu, Don Ramon, non ti devi muovere da qui. Vai, però, mi raccomando, staccio con le orecchie. Thank you.
ci so parlato. Le condizioni che sta a vuole comincia subito. Comunque tra poco io ti spiego tutto. Piccia sta macchina dentro, che ci vuoi fare ogni retto. Don Joyce, è dentro. Dove tu vai? Aprigli. Allora, commissà, chi cazzo l'ha ammazzato Stefanuccio? Non lo sa, Schumacher. So solo che gli ha sparato sulla testa. È morto sul colpo. Io un'idea ce l'ho di chi può essere stato. Tu chi pensi? Dendo! Dendo! Tu vai, gli dimmo sta cazzo di porta che arriva in aria. L'amici tu è rimasti di fuori e piambo d'aria fresca. Gli stessi che ha ammazzato a matto, cioè l'infame di Don Joyce o uno della banda sua. Infatti è la stessa cosa che so pensato io, per me è stato di loro. Mi raccomando, non ti devi fidare di nessuno. Thank you.
mancavi solo tu. Peccato che la festa è già finita. Non intendo. E il dinero? Ramón. Hombre, ¿dónde estás? Estamos cargando las armas. Envíame tu posición. Pasamos a prenderte. Puta madre. Tiene que darse prisa. Prepara mucho plomo que aquí hay una guerra. Per tutto lo schifo che si è fatto a un uomo, sarei alla sparate senza nemmeno farti parlare. Ma tu fai parte di quelli buoni. Se cose non le buoni fa. E a te che fai? Mi resti un'altra orda? Tanto ce lo sai che io devo morro. Ne racconto niente. Lo so, ma già chi ha pensato Giulia Rinaldi a raccontarmi tutto. Le donne, quando gli gusta chiacchierare, eh? Se Nico, tanto io in galera non ci torno. Infatti, in galera ci stanno i criminali. E tu non sei un criminale, tu sei lo male del mondo. Sarò pure lo male di sta città, ma faccio comodo a tutti. Se no, quelli come te, come farei a faticare? Senza uno come me. A te però non fai più comodo niente. E che vuoi fare, sbirro? Me vuoi sparare? No, mica te sparo io. Ha fatto tutto Don Joyce. Fanculo, sbirro de merda.